otto critiche che vengono mosse al metaverso e che secondo me non hanno senso. Comunque cerchiamo di capire da dove hanno origine queste critiche. Queste otto, diciamo così, critiche le ho raccolte un po' confrontandomi con altre persone, parlando e anche documentandomi. La prima, che è una delle prime che mi dicono, è sì, però è una tecnologia un po' alienante, che brutta cosa che è il metaverso, oddio, speriamo che non arrivi. In realtà, quello che rispondo io è che quando ero piccolo, mi dicevano che era alienante la televisione. E probabilmente, non lo so per certo, magari, anche la radio era considerata alienante prima. Sicuramente adesso, è considerato alienante per le nuove generazioni, ma un po' per tutti in realtà, il telefonino e i social. Quindi, in realtà, tutti i mezzi di comunicazione in qualche modo sono considerati sempre alienanti, i più moderni sono sempre considerati un pericolo per la società. Bisogna imparare ad utilizzarlo. Non è che non è vero, non voglio dire che non sia vero, c'è il rischio dell'abuso e la strada per superare l'abuso è quello dell'educazione. Bisogna insegnare alle altre persone, ai propri figli, ai ragazzi più giovani a utilizzare queste tecnologie. E il metaverso non è un'eccezione in tal senso. È chiaro che quando si parla di, e poi chiudo su questo tema, quando si parla di il metaverso, quando si dice il metaverso alienante, si fa riferimento in realtà a un tipo specifico di utilizzo del metaverso. Ossia quello con il casco da realtà virtuale, perché ti isoli completamente dal mondo, quindi con il visore che ti isola completamente. Il metaverso è molto di più di questo. La modalità immersiva, quindi nell'ambiente 3D, in realtà virtuale, è una delle possibilità di utilizzo del metaverso. Però ecco, bisogna comunque fare educazione e non è il media di per sé a essere alienante o a voler creare una realtà diversa da quella che viviamo tutti i giorni. Non è una caratteristica propria del metaverso. La seconda critica che viene mossa è quella relativa al fatto che è tutta una bolla, che esploderà tutto. Io qua ho un po' di appunti, mi sto andando un po' a ruota libera. Tutte le aziende che si stanno lanciando, quelle che hanno iniziato a lanciarsi nel metaverso, rischiano di. Ho trovato una frase che secondo me descrive bene questo problema. Rischia di essere un negozio, rischia di trovarsi in un negozio senza clienti. Perché? Perché siamo in una fase iniziale e rispetto ai numeri che ci sono su altre piattaforme, sul metaverso, nemmeno sulle piattaforme ad oggi più seguite, non abbiamo ancora quei numeri lì. Questo è un tema. L'altro tema è tutta una fuffa. Quindi prima o poi è una bolla che sta per scoppiare. Chi ha qualche anno ricorderà la bolla delle dot-com a inizio anni 2000, dove si credeva che internet fosse una bolla. Ecco, sicuramente qui la critica, nel senso, controbattere a questa critica, secondo me è abbastanza semplice. Non tutto il metaverso è una bolla. Sicuramente, soprattutto in questa fase, ci sono un sacco di progetti che falliranno perché seguono delle strade che bisogna provare a sperimentare e durante la sperimentazione qualcosa va male per definizione, altrimenti tutti seguiremo quell'unica strada giusta. Altri esperimenti falliscono perché sono volutamente fatti per essere delle fregature. Quindi sì, qualche cosa scoppierà come una bolla, ma il metaverso non è una bolla da questo punto di vista. È solo una moda. E quindi passerà, la gente si stancherà di utilizzarlo.
cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, ad esempio, qualche anno fa, il boom delle stampanti 3D. Oppure anni 80 si parlava tanto di intelligenza artificiale, negli anni 90 si parlava del casco della realtà virtuale, intelligenza artificiale, realtà virtuale, in realtà che sono tornate alla ribalta adesso, anche grazie al metaverso, ma soprattutto anche grazie al fatto che la tecnologia è migliorata. C'è molta più potenza di calcolo, ci sono molti più dati per istruire gli algoritmi di intelligenza artificiale. Tutti i tecnicismi, parliamo di tecnologia, quindi i tecnicismi sono necessari, ma io cerco di non utilizzarli, però il concetto è che la tecnologia è più potente e quindi quelle idee che erano buone ma che non potevano rivelarsi. Potevano dimostrare tutto il loro potenziale a causa della tecnologia, adesso probabilmente lo possono dimostrare. C'è un altro fattore, secondo me, oltre a quello tecnologico, che è quello sociale, sociologico, dato dal fatto che, prendiamo ad esempio Second Life, nasce nel 2003. Second Life è, per chi non lo sapesse, un universo virtuale, un universo 3D, che è attivo ancora oggi, quindi cercate Second Life e lo potete utilizzare. Ti colleghi con il tuo avatar, puoi interagire con altre persone, puoi acquistare terre, un po' le cose che si possono fare oggi, che magari forse hai sentito dire che si possono fare oggi con il metaverso, con questi ambienti che vengono in qualche modo chiamati metaverso. E dicevo, ecco l'aspetto sociale. Perché Second Life non ha avuto successo? A mio parere, il fatto è che le persone non erano pronte per utilizzare Second Life, quindi non era un problema tecnologico, ma era un problema di abitudini della società. Da Second Life a oggi sono passati, le persone si sono abituate a utilizzare il telefonino, a utilizzare i social, a interagire in modo diverso online e nel digitale, e quindi c'è un contesto diverso nel cui possono crescere i progetti nuovi, anche quelli del metaverso. Quindi non credo che sia solo una moda. Quarto punto, che è quello è troppo presto per entrare. Secondo me no, è presto, ma non è troppo presto. Le aziende possono entrare, possono fare anche cose semplici, tra virgolette, che magari semplici rapportate a quello che si fa con altri sistemi, ma credo che se parliamo delle aziende non sia troppo presto e si possa assolutamente sperimentare, fare, anche perché si rischia di fare le cose bene e di essere tra i primi e rimanere nella testa degli utenti. La quinta critica che ho raccolto è solo un altro modo, il metaverso è solo un altro modo con cui chiamare i videogiochi, perché di fatto, almeno oggi e almeno per quello che è il mondo 3D, quindi l'associazione del metaverso con i mondi in 3D, di fatto assomigliano tantissimo a videogiochi o sono addirittura videogiochi. Allora, anche qui non è falso che oggi ci sia tantissimo del mondo del videogioco nel metaverso, però c'è da dire che da qualche parte bisogna partire e la tecnologia dei videogiochi è quella più pronta per incontrare il pubblico. Un po' come lo erano i fogli di calcolo quando sono arrivati i primi personal computer che dovevano in qualche modo andare nelle aziende. E i fogli di calcolo venivano utilizzati perché erano utili alle aziende, però poi i computer sono diventati anche altro. Quindi è vero, c'è tanto del mondo dei videogiochi, ma il metaverso non è solo videogiochi. Oggi lo troviamo così tanto perché era una delle tecnologie più pronte. Apro una parentesi, se hai mai sentito parlare di NFT, immagino di sì. E pensi che l'NFT sia solo l'immaginetta che costa un sacco di soldi, l'opera d'arte digitale che costa un sacco di soldi e
e magari pensi anche quella sia un tentativo di truffa, vale anche lì quello che la considerazione che ho appena fatto. L'NFT non è solo l'arte digitale, il metaverso non è solo videogioco, sono semplicemente le prime applicazioni, quelle che sono più pronte per far incontrare il metaverso non al grande pubblico, ma a un primo insieme di utenti, un primo gruppo di utenti. Sesta critica, un po' simile per la verità alla precedente, è una cosa per ragazzini. Perché non è facile da capire, un po' come TikTok o Snapchat o le storie di Snapchat che poi sono arrivate in tutte le altre piattaforme. È un linguaggio un po' nuovo e quindi chi è abituato ad altro, proprio da un punto di vista della comunicazione tecnologica più che altro, lo vede come una cosa, vabbè, non è una cosa che fa per me. In realtà non è così, è semplicemente, come dicevo prima, c'è tanto nel mondo videoludico che è un'industria, una delle industrie più grandi che esistano. Si parla di videogiochi come se fosse una cosa sola, ma in realtà nel mondo dei videogiochi ci sono produzioni gigantesche che superano quelle dei film, e ci sono singoli sviluppatori che creano un videogioco per giocare, per passare i 5 minuti sul telefonino. Sono cose completamente diverse, così come in TV si trovano prodotti completamente differenti, così come fondamentalmente in un sacco di campi diversi si trovano prodotti differenti. Quindi non è solo una cosa per ragazzini. Tanti ragazzini sono presenti in queste piattaforme. Ragazzini intendo ragazzi anche molto giovani, anche 13, 14 anni, 12 anni. Su YouTube si trovano video di ragazzi così giovani che spiegano come utilizzare alcune di queste piattaforme. Ma non ci sono solo le generazioni più giovani, ci sono anche gli adulti, ci sono anche. Oggi si trovano, visto che molto ha a che vedere con i videogame, si trovano tanti utenti di tante età che hanno a che fare con il mondo dei videogame, ma si trova anche altro. Non dico che ci sono, come ho già detto nel video precedente, che ci sono tanti utenti all'interno di queste piattaforme, perché non siamo ancora lì. Però, insomma, parliamo comunque di numeri interessanti, di una forte crescita e di tanta attenzione, in tal senso. Settima critica, è solo un tentativo di truffa. Abbiamo visto quando ho parlato della bolla che potrebbe esplodere, e ho già detto che alcuni di questi progetti sono effettivamente dei tentativi di truffa. Quindi è vero. Insomma, un po' l'argomentazione, alcune di queste critiche seguono un po' la stessa logica, no? È quello del fare di tutta l'erba un fascio, come si dice, cioè prendo magari un caso specifico e lo considero come rappresentativo di tutte le casistiche che posso incontrare. Non è così, ci sono sicuramente dei tentativi di truffa, ma non è tutto un tentativo di truffa. L'ultimo aspetto, l'ultima critica che ho un po' aggiunto io, così anche magari è una critica un po' più avanzata. Il metaverso, qualcuno potrebbe considerarlo come un sistema, un qualcosa che serve per il mondo consumer, per il B2C, cioè per gli utenti finali, i consumatori e le aziende che servono questi utenti, che offrono prodotti o servizi per questi utenti. In realtà, anche qua, oggi le aziende che entrano in qualche modo, che sono entrate in qualche modo nel metaverso, sono per la maggior parte brand che producono prodotti.
e tantissimo nel settore degli accessori di moda. Perché? Perché una delle prime tendenze che si pensa che esploderanno è quella della cura del proprio avatar. Quindi un avatar è una rappresentazione tridimensionale o è una rappresentazione digitale di noi stessi nel metaverso, poiché è la nostra rappresentazione esattamente come cerchiamo di curare l'immagine del profilo sui social, o esattamente come, visto che c'è stata la pandemia, abbiamo tutti utilizzato sempre di più le applicazioni per fare video riunioni, e quindi Teams, i Meet, gli Zoom, Skype e quant'altro, e utilizzando queste applicazioni ci siamo preoccupati sempre più spesso del nostro sfondo o del contesto in cui o di come apparivamo, o del contesto in cui eravamo. Quindi un po' eravamo noi, ma è un po' il concetto di rappresentazione digitale, anche quella. Quindi si pensa che le persone vogliano curare molto l'avatar, e quindi via di scarpe, via di magliette, via di gioielli e altri accessori. E anche perché tecnologicamente qui si può già fare. Io posso acquistare una maglietta, e questa maglietta potrei avere, tramite un NFT, potrei avere la versione digitale di quella t-shirt nel metaverso. Questo per qualunque altra cosa. O anche viceversa, potrei fare un acquisto di un prodotto, di un capo nel metaverso, e avere e ricevere magari a casa. Potrei acquistare delle scarpe nel metaverso per il mio avatar e ricevere a casa la versione fisica di quelle scarpe. Sono applicazioni pratiche, ma le aziende consumer non sono le uniche che possono beneficiare. Il concetto di metaverso è ampio. Anche le aziende B2B possono beneficiarne. Già oggi si fanno delle fiere dove si incontrano aziende B2B.